Ho capito una cosa fondamentale in questi giorni, una cosa che sapevo già da prima, ma che volevo sfatarla, non volevo che fosse vera, volevo combatterla questa idea, ma mi accorgo che purtroppo non solo è un'idea che ho io, è un dato di fatto, ossia che questo paese ormai non può essere più salvato. Non può essere salvato perché? Ma non tanto dai suoi politicanti corrotti, infami, menefreghisti, bugiardi, patologicamente bugiardi, c'è da dire questo, patologicamente bugiardi. Perché purtroppo la gente non gliene frega un cazzo di cambiare. Il fatto è che anche se c'è qualcuno che pensa, una volta, sapete, succedeva una cosa importante nelle civiltà, nelle società. Colui che col pensiero rivoluzionava gli altri, cioè portava l'innovazione attraverso il pensiero. All'inizio dell'Ottocento ci furono praticamente, anzi no, nella seconda metà più che altro dell'Ottocento, c'è stato. Ci furono Mazzini, Cavour, che praticamente volevano creare la Giovane Italia, eh? Gente che praticamente pensava di ricreare il paese, di unificarlo sotto un'unica bandiera, sotto un unico governo, addirittura un unico re, più che altro. E quelli venivano ascoltati. Ci sono state battaglie su battaglie, guerra su guerra, gente che si è ammazzata in un modo assurdo, addirittura regni che sono scomparsi, scomparsi assieme ai miti e alle leggende che li hanno accompagnati per secoli. E poi hanno praticamente rivoluzionato il mondo. In Francia, la rivoluzione francese. Famosi, dico famoso il motto che dice Égalité, Fraternité, Liberté, vabbè, Liberté, Fraternité, Égalité, l'ho detto in un modo un po' strano. Ma esistevano e la gente ci ha creduto. Robespierre, Danton, gente che ha fatto la rivoluzione. Che poi si è tagliata la testa l'uno con l'altro, quella è un'altra parte dei discorsi, perché sapete che c'è il potere dalla testa. Allo stesso Napoleone ha dato la testa, fino a che il duca di Wellington non gli dette una bella lezione e lo mazzolò. Ma il cambiamento è sempre arrivato da una persona, anche due persone. Una volta si ascoltava la mente che rivoluzionava il popolo, che lo portava all'autocoscienza. Perché? Perché c'era la convinzione che se le cose stavano andando male, più di così non potevano andare peggio se non attraverso la dittatura. E siccome qui ancora non è arrivata la dittatura o la monarchia, che è la stessa cosa, perché sotto i monarchi dovevi pagare e sta zitto e dovevi fare la parte di quello che andava avanti mangiando sterco di vacca e acqua sporca di qualche pitale. Che praticamente era così che funzionava. C'era gente che stava così, era talmente povera che per potersi nutrire, ve lo giuro, in Francia c'era gente che mangiava lo sterco di vacca, lo ricuocevano addirittura. Capito? Ed è vero, ve lo posso assicurare. Qui da noi non so se è successa la stessa cosa, ma chissà perché per un periodo sono spariti un sacco di topi e dei gatti qua a Roma, fino anche alla Seconda Guerra Mondiale, se vogliamo. Poi è finita la dittatura della Seconda Guerra Mondiale, la gente ha cominciato ad affidarsi a quel partito politico, si è fatta inculare per bene, perché adesso so 50, quasi 60 anni, se vuol dire, sono 60 anni, cazzo, sono più da 60 anni, eh sì, che praticamente lo stanno spingendo su per il culo degli italiani e neanche hanno detto una parola questi. Poi quello che è peggio è che forse molti di voi non sanno che tutte le stragi che sono avvenute in questo paese, mica sono opere di qualche gruppuscolo
come dicevano loro, delle Brigate Rosse o dei NAR. Tutti quanti gli attentati, ve lo posso giurare su mia madre, che non c'è più, sono stati tutti quanti approvati dai vari partiti politici, a volte organizzati dai partiti politici, per creare lo stato di tensione che serviva a controllare il popolo attraverso la paura. Se tu sei un popolo che ha paura, da chi ti vai a rifugiare? Dalle cose, cioè dall'unica cosa che praticamente tu reputi che sia la più solida, la più consolidata, che è il governo, quindi i partiti politici. Hai capito? O avete capito? Però intanto ve lo stavano schiaffando sopra il culo. Che questi siano di destra, di sinistra, che fossero di centro, di su, di giù, da dietro è sicuro, perché come l'hanno messo nel culo agli italiani, questi stessi italiani, si intende. Quelli, però, ora vi spiego un piccolo meccanismo che è successo, un piccolo cambiamento. Se prima c'erano quelli come Robespierre, Danton, lo stesso Napoleone, che hanno rivoluzionato la Francia per cercare di portare una nuova aria, la Repubblica, la République française. Oggi invece si sono trasformati nei politici che ci sono oggi, cioè che sono quelli odierni. E che hanno capito che il potere non deve essere condiviso col popolo, deve essere tenuto in mano ai pochi perché possano controllare completamente l'economia e tutti quanti i vari aspetti che girano intorno ad essa. La politica è soltanto un paravento perché questi ladri, questi bugiardi, questi approfittatori, questi ignobili criminali possano arricchirsi senza fare nulla. Ora, ditemi voi se per fare una strada, anzi l'autostrada come la Salerno-Reggio Calabria ci volevano 40 anni. Quando, incredibile ma è vero, i giapponesi, dopo neanche una settimana dall'evento di Fukushima, le strade erano state ricostruite. Puttana della miseria. Una settimana, 10 giorni, questi hanno ricostruito le strade. E qui 40 anni per fare un'autostrada. Non vi pare che c'è qualcosa che stona in tutto questo? Oppure sono l'unico che praticamente pensa a queste cose? E come direbbe Cardamone, a capa mia che non funziona, a capa mia. Però Cardamone c'aveva ragione. Lo dice pure in rima. E qui mi sa che bisogna tutti essere come Cardamone allora. A capa mia non funziona. Però ne sacci cose io, ne so di cose io. Quello che pare che voi invece non riuscite a capire è tutto questo. È come se a voi certi concetti o vi scappino completamente dalla testa, oppure perché la testa probabilmente ce l'avete infilata sopra il culo, oppure sapete che esistono questi concetti ma non fate un cazzo per cambiarli, perché ormai è andata come è andata, che volete fare? Ormai è andata così. È come, mi ricorda quasi, non so se avete presente quel film che si chiamava L'Odio, un vecchio film, un film degli anni 90 francese, dove praticamente c'è un tizio che cascando da un palazzo dice: fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene. E intanto racconta tutto quanto in quel lasso di tempo, il tempo di questa caduta, tutte le disavventure che gli sono capitate. Beh, questa è la stessa cosa, questo paese fa la stessa cosa. Fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene, ma intanto racconta tutte le vicissitudini peggiori che possono essere accadute nell'arco della storia dei 50 anni o 60 anni di governi che si sono succeduti. E poi alla fine arriva l'impatto. Qui non è una barzelletta, signori, che se magari a un certo punto vi pentite: signore mio, fermami, fermami, giuro che non giocherò più a poker, ti fermi a mezz'aria. E se poi passa l'uccelletto e te fa cippo, tu gli dici no, passo, e te ne vai direttamente giù. Questa è la realtà dei fatti. E voi siete un branco di coglioni se non avete ancora capito che vi stanno ammazzando. Vi stanno togliendo il futuro, ma a voi ve l'hanno già levato, i vostri figli. Ormai non c'è più possibilità di riscatto così.
Se c'era qualcuno che voleva aiutarvi a cambiare le cose, se credeva in quel cambiamento, ora non ci crede neanche più lui. Perché? Perché gli eventi degli ultimi giorni e i messaggi che ho ricevuto, tutto quello che praticamente ho scoperto. Oh, ragazzi, stiamo parlando di decine e decine e decine di messaggi che mi sono arrivati, che sono ignobili. Gente che mi ha detto del pazzo, gente che mi ha dato del coglione, gente che mi ha detto che io non potrei neanche cambiare la situazione della vita mia, pensa un po' se posso cambiare quella di un paese intero. C'è gente che mi ha detto di tutto. Ho trovato sette persone che mi hanno risposto positivamente su oltre 80 messaggi che ho ricevuto, tutti quanti denigratori, o magari anche pieni di sfiducia, insomma di parolacce, di offese. Come si fa a cambiare il paese in questo modo? Eh? Non cambia il paese. Rimane sempre lo stesso. E visto che vi piace sguazzare in questo mare di liquame, rimaneteci. Questo paese, così com'è questa nazione, e intendo proprio la gente che la vive, che ci vive, merita di affogare in questo liquame. Mi fa specie che ancora adesso quel povero disgraziato, disgraziato moralmente parlando, perché purtroppo sotto altri aspetti non è disgraziato, perché è una grande testa di Travaglio, Marco Travaglio, ancora riesce a fare dei video per poter praticamente evidenziare le magagne di questo paese e della sua politica. Ma mio caro Travaglio, io che ti seguo da una vita, che sono iscritto al tuo canale, che leggo il Fatto Quotidiano ogni giorno, se posso, perché lì trovo le notizie più importanti e anche probabilmente quelle che so più, come si dice, bipartisan, non di parte. Ma non hai capito che qui forse un'aspra critica va mossa nei confronti di questo popolo di merda? Ti rendi conto, cioè, sì o no, che praticamente se tutto va male è colpa proprio di questo immenso mucchio di imbecilli e di stronzi che si fanno fottere la vita e che lasciano che i politicanti fottino la vita anche dei propri figli. Mio caro Marco Travaglio, io faccio un appello a te perché tu possa un giorno, vedendo questo video, se mai ti capitasse davanti, se mai ti capitasse davanti, di muovere almeno una volta una fottuta dovuta critica nei confronti di questi italianugoli di merda che non valgono neanche la pelle in cui sono stati infilati alla nascita. E con questo credo di aver detto abbastanza su di voi, su tutti, quelli che poi oltretutto non vogliono nessun cambiamento, che non gliene frega un cazzo. La percentuale di gente che veramente credo abbia voglia di cambiamento in questo paese, credo che si attesti, se no, sul 6-7%. Il restante 93% è gente che ormai non ha più nessun motivo di esistere. È gente che non vale un cazzo, che non vuole nessun cambiamento perché non crede più in niente, neanche in se stessa. E questo è quello che si dice il risultato migliore che poteva ottenere la politica. Annientare completamente un paese per poterlo controllare completamente, interamente, nella sua massima espressione, quella della dittatura tacita, quella che non è che è fatta di gabbie o di mura o di catene, è fatta di bugie, di menzogne, di furti, di tasse imposte ai poveracci mentre i ricchi continuano ad arricchirsi. E i furbi vanno avanti perché sono amici dei politici che si arricchiscono a loro volta. Scusate. Ecco, ve lo meritate sto paese. Ve lo meritate e basta. Ah, una cosa importante. Sotto questo video non permetterò né voti e né tantomeno farò mettere commenti. Perciò il massimo che potete fare è vederlo questo video, ma non potrete né commentarlo né votarlo. Così evitiamo qualche problema, capito?
E da oggi penso che farò così con tutti i video che farò. Se li volete vedere, vedeteli, non me ne frega un cazzo. Quello che farò però è togliere la possibilità di mettere commenti e i voti, perché non avete più neanche il diritto di venirmi ad offendere quando voi siete 1.000 volte peggio di me. E mi dispiace per quelle poche persone che magari sono d'accordo con me e mi avrebbero anche approvato. Vorrei dire che quelle, se sono sul mio canale, verranno a dirmi le cose sul canale, così almeno so che quelle persone ancora credono in qualcosa. A tutti gli altri non permetterò più nessun tipo di commento. A quegli altri io dico,